A San Francisco al Campo una giornata stupenda a livello sportivo, il ciclocross a livello internazionale fa tappa in Canavese, fa tappa a San Francisco al Campo, grazie ancora una volta al Velodromo Francone che apre le sue porte a questo evento. Siamo con Davide Francone, vicepresidente del gruppo, della società che organizza questa splendida giornata. Con te facciamo un bilancio anche numerico di questo evento alla sua prima edizione. Un bilancio assolutamente positivo, abbiamo avuto circa 500 iscritti, 490, come prima edizione non possiamo che essere contentissimi per questi numeri, ci ha accompagnato una giornata fantastica, questa mattina leggermente umido, oggi invece ha fatto da padrone il sole e ci ha anche aiutato. Non possiamo che essere contenti, la prima manifestazione, la prima edizione come ricordavi tu, c'è stato un grosso sostegno da parte di tutti, da parte del comune, ringraziamo la regione, questo è un evento che è entrato nel progetto Grandi Eventi della Regione Piemonte, quindi dobbiamo ringraziarla assolutamente, come tutte le associazioni che ci sono state vicine, dal team Cicloteca a tutte le altre realtà locali. Quindi grande successo di pubblico, tantissima gente sugli spalti, quindi come prima edizione direi assolutamente riuscita e speriamo magari di poter organizzare poi una seconda edizione. Noi ci contiamo e ci impegneremo per questo. Una International Touring Cyclocross che ha portato non solo atleti di primo livello che oggi cercano punti importanti per ranking, ma anche altre categorie, i master, a dimostrazione che il ciclocross a livello nazionale e internazionale è frequentato da atleti di tutta l'età. Assolutamente sì, è una disciplina che sta prendendo piedi, ma in realtà era già una realtà collaudata. Ci fa molto piacere la partecipazione anche di atleti stranieri, 5 nazioni rappresentate, diversi gli atleti stranieri che hanno preso parte a questa manifestazione internazionale, come dicevi te, tanti vengono per prendere punti per poter poi andare anche a Olimpiadi, Mondiali, essendo una manifestazione internazionale, quindi assolutamente questo non fa che migliorare il bilancio di questa manifestazione. Chiudiamo dicendo, il 2022 è stato un anno fantastico per il Velodromo Francone, per la società, perché vi siete impegnati veramente a 360 gradi nel mondo del ciclismo, dalla pista alla strada al ciclocross. Assolutamente sì, doveva essere un anno tranquillo queste erano le prospettive iniziali, poi da cosa nasce cosa e abbiamo concluso adesso l'anno con questa bellissima manifestazione. Non ci siamo fatto mancare i campionati italiani assoluti su pista, che per noi è stato un grande orgoglio organizzarli, grazie anche alla federazione che ha creduto in noi e ci ha concesso questa manifestazione, quindi assolutamente sì, quello che dici è vero, un bilancio positivo per la stagione. Siamo partiti, dovevamo partire in sordina e alla fine abbiamo fatto una stagione molto impegnativa ma molto gratificante. Giacomino Martinetto, presidente del Velodromo Francone, arriviamo quasi alle battute finali di questa giornata del 28 dicembre intensissima, ciclocross internazionale grande protagonista, anche per te, come prima avevamo chiesto a Davide Francone, un bilancio di questo evento, prima edizione, che è sicuramente stato un successo. Sicuramente a mente calda ancora, posso dire che la manifestazione è riuscita nel migliore dei modi. Innanzitutto per la presenza di quasi 500 atleti e poi per la qualità degli atleti, cioè la maggior parte degli specialisti italiani era qua presente, abbiamo anche avuto un'ottima presenza di atleti stranieri. Questo significa che il velodromo ha una sua plurifunzionalità, perché qui all'interno di questo impianto si possono fare veramente tantissime manifestazioni. Questo percorso che è stato ideato e tracciato da un nostro socio componente Luca Bassignana ha fatto sì che si potessero sfruttare tutte le possibilità che questo territorio del velodromo presenta, per cui la pista, i ponti artificiali, le collinette naturali. Questo è stato molto molto apprezzato, anche perché siamo riusciti ad andare con una diretta a Facebook da stamattina alle 8.50 che ha preso in completamente tutta la manifestazione. Per cui direi, come detto prima, a caldo
sicuramente positiva. Vediamo, siamo solo alla fine, per cui lasciamo finire la manifestazione, poi a mente fredda ci ragioneremo. Nell'intervista avevamo fatto il lancio qualche giorno fa, si era parlato di questo evento non solo come importante vetrina sportiva, ma anche un'importante vetrina per il territorio a livello turistico, anche perché c'è la presenza di atleti stranieri che conoscono, vengono a conoscenza di San Francesco e del territorio del Canavese. Ma qui era presente veramente tutta Italia innanzitutto, sono arrivati giù con i camper negli alberghi già il 26, per cui ad oggi sono tre giorni che sono sul territorio. Fate il conto, è semplice, 500 atleti accompagnati da genitori, accompagnatori, vuol dire che più di 1000 persone ha soggiornato per tre giorni su questo territorio. Dopodiché c'è la sinergia con la Coppa Giovanile di Mappano, il 30, per cui per altri due giorni gran parte sarà ancora qua, per cui per il territorio è stato un buon veicolo, sia a livello turistico e di conoscenza, sia a livello di business, perché sicuramente le strutture alberghiere, i ristoranti, tutto cosa gira attorno al ciclocross, dalla meccanica ai negozi di biciclette, hanno potuto usufruire di queste persone e di questa alta professionalità che richiede appunto i team UCI del Giro Internazionale del Ciclocross. Adesso è tempo di riposarsi poi un attimino dopo un'annata intensissima, ma il 2023 che cosa ci deve aspettare? Cosa dobbiamo aspettarci dal 2023 dal Velodromo Francone, dalla società Francone? Ma dopo l'anno infinito, come l'abbiamo definito, direi che bisogna ragionare un attimino, perché gli impegni sono stati veramente tanti, le energie spese altrettanto, per cui bisogna capire ancora la volontà del gruppo qual è. Sicuramente cosa posso dire? Che questo gruppo coltiva dei sogni, e veramente i sogni riusciamo a farli diventare realtà, questa è la nostra forza.